come dicevamo prima, è un film appunto molto personale, ma è anche un film in qualche misura generazionale e universale. Anche rivedendolo adesso ho l'impressione che non solo si veda la tua necessità di fare i conti con un padre in qualche misura ingombrante, ma anche la distanza che c'è tra una generazione che ha creduto di poter accumulare e costruire e una generazione che invece si trova a dover fare i conti con la gestione dell'eredità dei padri. Come è nato il progetto del film? Come hai deciso di fare i conti con tuo padre attraverso questo lavoro e la costruzione di questo cancello, per esempio? Yes, so this film was shot more than 5 years ago now, and well, the idea for the project came from a very personal place as well. During that period in my life, I felt like I wanted to be a filmmaker, but I couldn't really get anything finished, to be honest. I had like a lot of projects, always had a lot of ideas, but something was preventing me to actually finish them and to present them to people. I think I was afraid that if I would show something that I did and tried my best and honestly tried to present part of me, then I would have to face maybe like myself or what I can do, or it's kind of more safe not to do something and to not finish and say that, okay, it wasn't the best idea that I could do and stuff. And so you never have to kind of somehow, well, to get judged by anybody. And this really became a problem for me, and I started thinking about it, what it comes from. And then I had an image of my father who I had kind of forgotten for a long time in my life. I hadn't spoken for him since I was, I think, 13 or 14. I had seen him sometimes in some gatherings of family where he has to come, but we never talked. Maybe we said hello and that's it. And I thought that he probably knows a lot about this thing of not finishing things, because I remember him as always like doing million things at the same time but never finishing anything, and also abandoning the family, so he knows how to not finish things. And I wanted to make just like a short film about him without me in it, but just like a profile of my father and about the concept of not being able to finish things. But then in the process, very quickly, it started to live and change, and it became more evident that I think I have to be also in the film, even though I didn't want to be. I didn't want it to be about me. I wanted to distance myself and to be it about only something conceptual. But then I realized that maybe I had a deeper reason why I wanted to make a film, which was to get to know my father. And yeah, that's how it started. I don't know what to say. Allora, questo film è stato ormai girato più o meno più di 5 anni fa e l'idea è derivata appunto da motivazioni personali. Si trattava di un periodo in cui volevo diventare un regista, ma purtroppo non riuscivo a finire le cose. Avevo tantissime idee, avevo tantissimi progetti, ma c'era qualcosa che mi impediva sempre di finirli, e c'era una sorta di paura di presentare i miei progetti alle persone. Avevo paura che facendo vedere loro qualcosa, provando a fare del mio meglio nel far vedere loro qualcosa,
probabilmente avrei presentato una parte di me, mi sarei esposto troppo. Avevo bisogno e ci sarebbe stata la necessità di confrontarmi con me stesso. Quindi era più sicuro non finire le cose, lasciarle lì e fare finta di niente e dare la colpa solo al fatto che non riuscissi a finirle. Così non subivo nemmeno il giudizio degli altri. Però questo era cominciato a diventare un problema per me. Ed è stato a quel punto che ho cominciato a pensare all'immagine di mio padre. Non parlavo con mio padre da quando avevo 14-15 anni. L'avevo visto, sì, in qualche evento familiare, però in realtà non avevamo mai avuto conversazioni. E quindi mi è venuto in mente che forse lui conosceva questo problema di non finire le cose, perché spesso aveva mille cose per le mani e non riusciva mai a finirle, a partire dal fatto poi che aveva abbandonato la sua famiglia. E quindi all'inizio ho avuto l'idea di girare un cortometraggio su mio padre e l'idea appunto, e volevo mostrare questa idea di non riuscire a finire le cose, però poi man mano sviluppando il progetto è cambiato ed è evidente che dovevo entrare nel film. All'inizio non volevo rappresentare me stesso, ma volevo rappresentare più che altro qualcosa di concettuale, ma poi per motivazioni anche più profonde si è trattato di un film in cui io cominciavo a conoscere mio padre. Ho l'impressione che ci sia qualcosa di simbolico nella costruzione della cancellata, cioè come se appunto ci fosse la necessità di costruire un limite. Tu metti due momenti di confronto diretto con tuo padre all'interno del film. In uno siete seduti in un campo aperto e nell'altro finalmente la cancellata è montata. Mi domandavo appunto come fosse anche nata la costruzione simbolica, la costruzione visiva del film e appunto come tu l'avessi concepita e strutturata. Yeah. In my philosophy kind of I don't want to talk about what something means to me, because I think it's much more interesting for people to reflect what they see in it for themselves. But the story about the gate is that it really was one of the projects that my father had in the... It was just an abandoned gate in the yard somewhere. And I asked him, like, what's the story with that? And he said that, oh, that's just a... I had a crazy idea once that I would want to build a gate for this house. And I would like to write Vanhamarkku in it, which is the name of the poem that is my favorite poem. And I didn't know this poem at that time, so I read it. And I just felt like in the poem there was so many similarities with my father's story. I mean, in the poem there is a man who has the same name as my father. And it's a man who loses his family, his house is burned down, and he has nothing, he's alone. But then there is like, in the middle of this burned ruin of a village, there is, suddenly he sees a little boy who comes to him, and he has like grains to grow crops, and he thinks that there is still hope in the future for him. So I thought that there was a very interesting thing there, because my father is not the person who talks about his inner life or his emotions or anything like that. But at the same time, he seems to like, it clearly seems that he does think about his situation in the family somehow, but he's just not able to communicate it in any way. And so I decided that I think it's a good idea for us to have some action in the film, so let's just finish something in this yard. It's unfinished, but let's finish the gate. And if we do it alone, then if we do it together, so maybe it will be like a good structure for the film. La mia filosofia è quella di non suggerire all'interno dei miei film cosa significano le cose, ma preferisco che le persone lo intuiscano da sole, vedendo i film.
Però l'idea appunto del cancello è nata perché ho visto, visitando mio padre, questo cancello abbandonato nel cortile e gli ho chiesto cosa fosse. E mio padre mi ha risposto che era semplicemente un vecchio cancello sul quale voleva appunto costruire la scritta Vanna Marcu. E non avevo idea che si trattasse di una poesia, non conoscevo questa poesia. L'ho letta e ho trovato che c'erano delle somiglianze appunto con mio padre. Innanzitutto il protagonista della poesia ha lo stesso nome e poi vede bruciare la sua casa, perde tutto, non ha più nulla e rimane da solo. Ma proprio nel mezzo delle rovine alla fine trova alcuni semi che potrebbero dargli dei raccolti e quindi pensa che ci sia ancora speranza nel futuro. E per me si è trattato subito di una poesia molto interessante perché mio padre non è veramente una persona molto emotiva, non riesce ad esprimere le emozioni che prova, però al contempo è assolutamente chiaro che pensa molto alla sua situazione familiare, ma non è in grado di comunicarla. E quindi ho pensato che sarebbe stato bello averlo nel film e poter costruire poi alla fine questo cancello assieme. Questo avrebbe rappresentato una buona struttura. Ci sono domande al pubblico? Sì. Grazie. No, è solo una considerazione. Grazie perché è un film anche molto maschile e sugli schermi non si vede spesso un po' degli uomini raccontarsi, quindi anche mi ha colpito molto anche il definire alla fine un po' un viaggio salvifico e anche ho visto la commozione del padre quando poi racconta, quando dice che anche lui alla fine aveva tanta paura, no? Quindi è riuscito bene a rendere in tutto il film, ecco, un po' questo percorso, insomma, di avvicinamento. E la scena finale mi è piaciuta tantissimo perché appunto sembrano, ecco, lei con il padre e due bambini che vedono un film e che tra l'altro il padre ha perso 8 anni della vita del suo figlio, quindi un po' come un po' riavvicinarsi. Ecco, era solo una considerazione, non ho domande, però ecco, ringrazio perché l'ha raccontato anche con un'intelligenza poetica ed non è scontato. Thank you so much for your comment. I appreciate it. Altre domande, commenti? Buonasera. Grazie per il film, è stato molto bello. Volevo sapere se magari il suo approccio nel fatto che deve essere, cioè che lei è stato ripreso con i suoi fratelli, come magari ha spiegato anche a loro e al padre il fatto di essere ripreso, come magari pensa che loro si sono aperti nonostante ci fosse una telecamera, sapevano di essere ripresi, perché comunque si vede che voleva avere una sorta di trasparenza appunto si vede come film personale, quindi come si è approcciato al fatto di dover essere trasparente nelle emozioni ma anche di essere ripreso. Grazie. I'm not sure if I understand the last part of the question exactly, but I can at least answer to the first part. So in Finland, and I've shown this film very often, I get the question like, is it the camera that is present that makes the brothers act like they act? And I can say that it is not, because it's the presence of our father. It's actually me and my brothers, when my father is not around, we come along great. We talk to each other, we have a good relationship. And I also want to clarify that they are also parents and they are good parents. But when our father is around, there is something that happens which is not
It's not verbal, but it's an ambient that comes to the room. It's like a dark cloud that comes into the room where and everybody starts getting very, very closed and careful. Because it doesn't matter if we grow big and we become more men, our father still has that same power that we remember from when we were young, we were babies. And he was so temperamental, he was so scary to us as a presence. If he had a bad day and he came to the room, you can feel, I cannot remember memories a lot. I can only remember like feelings, ambience from that short period of time when we did stay under the same roof with my father. So that never goes away, and my brothers agreed to come because of me. They said that I can do it, we can do it because it's important for you and for your film. But and my brother, one of the brothers, said that like I cannot stay in the same room with this guy. Like he never has. He doesn't talk to him at all. The guy whose birthday it was. So he agreed to come on the shooting day on his birthday, just to kind of help me deal with my father relationship. I don't know. After we showed the film for the first time and my brother saw it, the answer was that I'm so proud of you, he told to me, I'm so proud of you. It's a shame that there's that other guy as well in the film. But it's all real. That is the feeling that we have when we gather together. Actually, this has never happened before, no, we've never been in the same, we have never like come to the house, all of us. They don't want to see the house, like my brothers don't want to go to the house because they feel like it's haunted. So only like going to the house, and even me when I go to the house these days, it's I start feeling strange things that I don't have explanations to always. Sono sicuro di aver capito l'ultima parte della domanda, ma cerco di rispondere comunque alla prima. In Finlandia mi fanno spesso questa domanda, se sia appunto la presenza della telecamera che fa recitare i miei fratelli, ma in realtà non è la presenza della telecamera, è la presenza stessa di mio padre, perché quando sono con i miei fratelli, senza la presenza di mio padre, siamo tutti contenti e andiamo tutti d'accordo. Anche loro sono genitori e sono dei bravissimi genitori, però quando c'è mio padre in giro, c'è qualcosa di non verbale, ma è come se entrasse veramente una nuvola nera all'interno della stanza. E non ha più importanza se siamo cresciuti, se siamo diventati grandi e adulti, ma nostro padre esercita ancora lo stesso potere che aveva su di noi durante l'infanzia. E magari a volte aveva avuto una brutta giornata, entrava nella stanza e la sensazione era veramente brutta. Non ho dei ricordi precisi, ma mi ricordo solo le sensazioni, l'ambiente che c'era quando vivevamo sotto lo stesso tetto. E i miei stessi fratelli mi hanno detto che avrebbero fatto questa cosa perché era importante per me. E un fratello, infatti, che tra l'altro appunto il fratello che festeggia il compleanno, non vuole mai rimanere nella stessa stanza con mio padre. Mi ha semplicemente aiutato nel riscoprire la mia relazione con mio padre. E poi, insomma, questo film è stato mostrato in Finlandia per la prima volta e i miei fratelli l'hanno trovato davvero bello e mi hanno detto che erano molto fieri di me. E poi invece uno di loro mi si è avvicinato e mi ha detto peccato che ci fosse quell'altro. E quindi veramente queste sono le sensazioni reali. E anche la riunione familiare che vedete non è una cosa che accade mai. Non ci riuniamo mai tutti noi sotto lo stesso tetto. E in quella casa, anche perché mio padre ormai crede che in quella casa ci siano come delle presenze, delle cattive presenze, e anche io non mi sento più a mio agio perché quando mi avvicino a quella casa c'è una qualche sensazione strana che non riesco a spiegare.
having this confrontation with your father actually helped you to deal with your childhood trauma, obviously. And if he like was even aware of his part of the guilt, or if he realized something for himself, or did it improve your relationship with him, or I don't know what's the state of the matter now, but yeah, that's my question. I don't think that like the making of this film was therapeutic in the sense. Like, I was thinking about that concept because I think sometimes when people don't maybe like the film, they say that it's a therapy film, you know. And I guess every film is a therapy film, because when you make a film, you feel very happy and you know you deal with life that way. So, but I don't know what feeling you had about the ending of this film, but actually it's not like there was, for me, the relationship is not much different from when the film starts and when the film ends. And so it was kind of like me seeing, could we have a relationship with my father? And at the end realizing that we can have something and that's it and that's okay. And so I don't know if I would call like having a trauma myself that much. I mean, I say in the film that I have a trauma. I guess I have a trauma. I don't know, but I think it has helped me to accept that I don't have to have everything ideal. I don't have to have a perfect father. Nobody's perfect, and our relationship is what it is. And we communicate sometimes, and that's okay. And also during this making of this film, because when you start making a film about yourself in some way, it's very easy to become very self-centered in the process. And it was a little bit of suffering also, like thinking about me and my trauma, blah, 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 blah. And so I think that it was like a period that I had to go through and get rid of, and now I can kind of look at the outside world again more than just look about, you know, my stuff. I'm sorry, I don't think I answered your question, but I don't know if I have an answer for it. Quando il film non piace loro. E non, a volte si può dire che tutti i film in un certo senso siano terapeutici, perché magari si è contenti di averli realizzati. Io non so davvero quali siano le mie sensazioni, ma non so se avete notato che non c'è veramente un cambiamento nella relazione con mio padre tra l'inizio e la fine del film. E quindi alla fine devo semplicemente accettare il fatto che probabilmente non ho un'idea precisa. Non so se ho davvero un trauma, lo dico nel film, quindi forse ce l'ho, ma comunque questo film mi ha aiutato ad accettare l'idea che non ho bisogno forse di un padre perfetto, e insomma lui è quello che è, ogni tanto ci parlo, e ho accettato appunto che non esiste una relazione idealizzata. E poi bisogna prestare molta attenzione al fatto che quando si entra all'interno di un film è molto facile che il film sia incentrato su se stessi, su di me magari, sui miei traumi. E alla fine era semplicemente un periodo che dovevo attraversare, l'ho fatto e ci sono riuscito e sono stato molto contento. Ora non so se ho davvero risposto alla domanda, però insomma questo è quanto. Innanzitutto grazie, bellissimo film. Allora il padre alla fine dice che no, cioè, è importante finire le cose, ma è un concetto un po' relativo, perché magari tu pensi di aver finito una cosa e gli altri ti dicono che non è finita. L'ho trovata interessantissima questa cosa, e forse anche una risposta al viaggio verso il padre. Mi chiedo se è arrivata in quel momento lì, o se era già venuta un po' fuori come tema e poi è
hai deciso come regista di metterlo proprio in quel momento lì. Yes, the scene in front of the gate was filmed in the last day, like 2 hours before we were going to leave the house. So it was really the last thing that we did, and yeah, there is a sense of, I think there is like a sense of goodbye or bye bye in that scene, maybe, yeah. Allora la scena è stata girata proprio verso la fine, proprio 2 ore prima che lasciassimo la casa, quindi è davvero l'ultima cosa che si dice, e certo forse dà un senso di arrivederci. Ecco, prima dicevi appunto la questione dell'entrare nel film mette un pochino in crisi la tua percezione. Però entri nel film in due maniere, entri nel film oggi, ma entri nel film anche con il materiale di famiglia, con i filmati di famiglia. A che punto hai deciso di rimettere mano a questo materiale? Perché immagino che comunque anche quella sia un processo doloroso, rivedere una situazione che ha fatto soffrire già in un primo momento. Yeah, it was quite clear from the beginning that we should use VHS material because we had them. You know, it's just a shame that now, I mean, in the future, in 50 years, if you make a film like this, I don't know what you would do with, like, everybody has so much material, but there's no soul in that material. It's just everyday life all the time. With the VHS material, if you have it in the house, it feels like a great gift, you know? And I actually learned a lot because I found a VHS of my father that he filmed on his trips after he had abandoned the family. Some of it is in the film, and I didn't know that it exists. And I was looking at it; it was very interesting because it's not in the film, but you can see, for example, that how my father was looking at other women and filming that other woman when he was in the trip. While he had the wife at home, and to me the VHS is like it's a great gift if a family has it. And when we looked at it, yes, I did get like very. To me, some of the VHSs look very very tragic, and I don't know if it looks like that to other people. For example, when the family is singing a religious song, there's a lot of those. Clips, many times we do the same thing. Actually, we're kind of forced to do those moments and sing. To me, it feels tragic and haunting. I don't think it's like a happy family moment. For me, it's like it feels like a family that is trying to maintain an illusion that it's okay, even though it's really broken inside. I don't know if you get that feeling yourself because of course it's such a subjective thing to look at your own family footage, but for me it is like that, and without that we wouldn't have a film, I think. Sì, allora chiaramente ad un certo punto è diventato chiaro che dovevamo utilizzare questo materiale che avevamo un sacco di VHS. E secondo me i VHS sono veramente molto preziosi, perché tra 50 anni se si dovesse fare un film del genere non so cosa si potrebbe fare, perché oggigiorno abbiamo tantissimo materiale, ma in realtà questo materiale non ha un'anima, e in questo senso i VHS, le cassette, sono davvero eccezionali. E ho addirittura ritrovato delle cassette di mio padre in viaggio nel momento in cui aveva abbandonato la famiglia, e non sapevo che esistessero. E ci sono alcune cassette in cui mio padre guarda le altre donne, le filma, proprio nel momento in cui aveva abbandonato la moglie che era rimasta a casa. E quindi secondo me i VHS alla fine sono un grande dono. E in realtà
alcuni di questi sono anche un po' tragici. Non so se avete presente la scena in cui c'era la famiglia che cantava una preghiera. E quello era un momento veramente forzato, perché era un momento in cui si dava l'impressione di essere una famiglia felice, quando invece non si era, e si viveva un po' nell'illusione. Quindi non so se lo avete notato, forse no, perché in realtà tutte le cassette sono un po' soggettive, però ecco, per me era un momento tragico. Però insomma, secondo me senza i VHS non ci sarebbe stato questo film. Direi che ringraziamo Marcus, l'abbiamo tenuto per più di mezz'ora. Grazie.